Oggi davvero una partita che non potevamo perdere, perché di fronte appunto c'è la capolista prima in classifica, il Jolly Montemurlo, ancora Guidotti, siamo al limite dell'area, salta un uomo, ne salta un altro, si porta il pallone sul destro, può calciare il destro di Guidotti, la palla in rete, subito il vantaggio della Foggia Juventus dopo 4 minuti, un destro strepitoso di Elia Guidotti che non si smentisce, va a segnare il 19° gol stagionale con una botta tremenda dal limite, un bel pallone, Mazzoli lo supporta, ancora Guidotti, può entrare in area di rigore dal lato corto. Il cross di Guidotti per il colpo in testa di Iarrusso che non arriva, pallone leggermente troppo alto. C'è una Guidotti che diventa pericolosissimo in questa situazione, punta la porta avversaria, ancora il pallone su destra, il pallone per Iarrusso, la conclusione di Iarrusso, il raddoppio della Fortis Juventus, perfetta l'azione del tridente offensivo della formazione mugellana di Manuel Iarrusso. Attacca Betti, ancora il pallone buono per lo stesso Guidotti, cerca di tenere il pallone in campo, pallone un po' lungo, riesce comunque a tenerlo giocabile, il dribbling su Sube, proprio sul pressi della linea di fondo, l'assist ancora interessante su di lui, la chiusura di Betti, poi il cross di Genovale un po' lento, ma il cross è buono per il colpo di testa di De Souza. Attenzione, ancora una mezza maniglia difensiva della Fortis. Fusi, tocco per Guidotti che ha spazio davanti a sé, c'è un vuoto lì nella difesa della Fortis, sporta il pallone sul destro, Guidotti cerca lo spazio per il tiro, il suo destro stavolta un po' ciabattato, va via in dribbling Innocenti, tocco per Betti, su di lui la chiusura di Zoppi, apertura alla Rosa, il cross basso di La Rosa, mette fuori subito, tre per buono e il gol di Lenzini, il 3-0 della Fortis Juventus sull'errore abbastanza marchiano da parte di Surber. Ripeto, non aveva fatto male la formazione pratese. E Gallaffa, pallone sul mancino direttamente verso la porta, la parata senza grossi problemi da parte di Tommaso Biagiotti, di staff sanitario, uno per parte. Attenzione, la palla persa da Surber, gliela ruba Guidotti, tocca per Betti, è solo davanti al portiere Betti, il suo sinistro, la parata del portiere Maionchi, il pallone che potrebbe diventare buono per El Gallaf in contropiede, arriva anticipo di La Rosa, ma non c'è più tempo, finisce qui la prima frazione sul risultato di 3-0 per la formazione borghigiana. Andiamo nuovamente alla lettura delle formazioni in campo, al microfono sempre Andrea Labbate, alle riprese Roberto Bob Finelli, qui con Zaccaria El Gallaf che va a puntare Gurioli, suo sinistro a giro e la parata sulla traversa da parte di Biagiotti, poi arriva la respinta di De Souza, cerca di portare i giocatori del Jolly fuori dall'area Fortis. Colpo di testa, poi è buona, attenzione, l'errore di Barozzi che era solissimo in solo davanti al portiere, difensore con la maglia numero 3, calcio d'angolo però battuto corto, il tocco di Iarrusso direttamente verso la porta, senza successo, prova adesso a ripartire anche la Fortis con questo bel pallone per Betti che punta l'area avversaria, si porta il pallone sulle destre, può calciare Betti, la conclusione frenata dalla chiusura di Torracchi. Molto pimpante quest'oggi Manuel Iarrusso, sta ritrovando finalmente la forma migliore dopo un anno di stop. Intanto l'ottima girata di Betti per Mazzoni che entra in area di rigore, Mazzoni suo sinistro, la respinta di Maionchi, tocca in questo momento il 30° minuto, palla in area di rigore e la palla finisce in rete per credo un autogol da parte della difesa del Jolly Montemurlo sul calcio d'angolo di Innocenti, direttamente palla in rete. Poi attacca, si butta dentro Torracchi, pallone buono in area di rigore, la parata che si allunga, Biagiotti che va a puntare in entrato parlato, si porta il pallone sul mancino, il cross è buono per il colpo al volo di Donatini e la parata di Maionchi, assist man Betti per Donatini, tanto poi il contrasto all'ingresso dell'area di rigore, è calcio di rigore per il fallo su Guidotti, scocca in questo momento il 36° minuto di gioco, Betti il suo destro a lato, pallone sul destro, prova a cambiare gioco, il pallone è buono per Donatini che è libero sulla fascia destra, il dribbling a rientrare di Donatini, poi il sinistro, non granché, poi Mazzoni recupera questo pallone, lo serve sulla corsa Elia Guidotti, attenzione alla velocità di Elia Guidotti che va via sulla fascia sinistra, il tocco è per Betti che può entrare in area di rigore, siamo proprio al limite, pallone sul destro di Betti, la conclusione, la parata di Maionchi, non riesce a segnare Betti, si appresta quindi al derby di Sesto con partita che è sicuramente molto molto interessante, arriva adesso il triplice fischio di Cervasi di Arezzo che conclude la partita sul 4-0 per i colori biancoverdi della Fortis Juventus, restano così capolista del campionato dell'eccellenza Girone B.